Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate l'assenza, ma purtroppo sono stato impegnato con il lavoro, quindi per forza di cose ho dovuto subire uno stop, diciamo. E oggi un giro intorno a casa a esplorare qualche trail nei paraggi e trovare qualche perla magari nascosta. Ok, ci si aggiorna dopo. Ciao. Vediamo un po' questo trail dove porta. Cavolo, il mio albero abbattuto è caduto sicuramente. Adesso obbliga a girare. Trail sembra anche carino, un po' di contropendenza, una curva un po' tecnica, ma niente di che, insomma. Scendiamo giù. Sono andato un po' troppo largo. Non riesco a capire se ancora sto in traccia, sì, oppure no. Ok. Facendo questo nuovo giro, volevo anche parlarvi di un nuovo pneumatico di casa Rock Rider. E, fa parte della serie Grip, una serie pensata per un utilizzo, diciamo, gravity. Quindi dal mountain all'enduro, sia per quanto riguarda bici muscolari che per quanto riguarda e-bike. Questo è il pneumatico, ve lo mostro, e questo è il battistrada, molto simile a Specialized, adesso non ricordo la serie, ma il disegno ricorda molto molto quel tipo di battistrada. Questo, ragazzi, è il Grip 500. Grip 500 nella misura 27,5, perché la mia bici ovviamente è 27,5, ma è disponibile anche nella misura 29, 230 e 240. Che dire, ragazzi, io l'ho testato 3, forse massimo 4 volte. E devo dire che è eccezionale, ha un grip fantastico, ha una doppia mescola, quindi una mescola più dura al centro e ovviamente più morbida ai lati per favorire appunto il grip. Pressioni consigliate, almeno per quanto riguarda me come interpreto, diciamo, io, e come ho la predisposizione allo stile di guida. Comunque sono un principiante
nel guidare il mezzo, quindi comunque cerco di affrontare curve in maniera abbastanza morbida, tranquilla. Non ho spremuto, non ho le condizioni e le abilità tecniche per spremere a fondo questo pneumatico, però sicuramente ragazzi la sensazione di sicurezza e di grip è enorme, è fantastica. Adesso non so se dipenda dalla sezione, anche se io venivo da un 2,35, quindi un pneumatico abbastanza standard. Questo però effettivamente dà una marcia in più. Ho effettuato dei passaggi che prima non riuscivo a fare. Mi dà veramente una sensazione di sicurezza, di comfort e di grip soprattutto, veramente importante. Ricordo che è disponibile in tre versioni, la 100, la 500 e la 900. La 100, ragazzi, non è adatta al montaggio tubeless, quindi necessita di camera per forza e è anche abbastanza pesante. La serie 500 è quella intermedia, quindi la via di mezzo, ed è possibile installarla sia in versione tubeless, come ho fatto io in questo caso, sia in versione camera. E la serie 900, che ovviamente è più performante, più estrema. E si colloca, diciamo, in vetta alla classifica. Prezzo intorno alle 37 euro, ragazzi, non è poco, ovviamente, ma vi posso garantire che le performance di questo pneumatico sono veramente, veramente top. Adesso riprendo il percorso, mi sono riposato un po', come dicevo prima, è tanto che non esco, quindi sto accusando veramente parecchio questo giro. Anche se non c'è un dislivello altissimo, ma comunque, ragazzi, la forma fisica non c'è più. Allora, ci aggiorniamo dopo alla prossima discesa. Ciao. Secondo trail. Vediamo un po' dov'è che va. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Punto. Ah sì, ragazzi, ricordo. No. Però, abbastanza tecnico. Piano piano. Ma questo già l'ho fatto una volta, sì, mi ricordo. Già fatto questo, ragazzi. Ecco, questo non me lo ricordavo di passaggio. E se arriviamo troppo lenti, non lo facciamo. Sì, me lo ricordo. Altro che un bel trail. Via. Pezzo la traccia? Sì, pezzo la traccia. Era di qua. Non me l'hai previsti del momento, però. Successo
the chase and the hunt. And I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Oh, ragazzi, sapete che è veramente figo? Veramente bello. Sopra? Oh, penso che sì, non mi ricordo. Mamma mia. Ah, raga. Stoppiamo, riprendiamo dopo. Cazzo, mi sono un po' perso. Rifacciamo. Andiamo a ripartire da qua. Oh, fatta. Mamma mia. Oh, ragazzi, allora, discese si è finite. Sono finito anch'io, non c'ho più fiato e forza alle braccia. Sono messo veramente male, ragazzi. Vai, pian piano si recupererà. È stato veramente figo e a due passi da casa avere dei spot così che comunque permettono di rimanere allenati e migliorare sicuramente la tecnica. Io qui ho fatto dei passaggi che 5-6 mesi fa, 7 mesi fa non riuscivo a fare, o comunque non mi azzardavo a fare. La pratica e la costanza aiutano a migliorare le proprie skill. E quindi, ragazzi, appena potete uscite in bici, pedalate, pedalate, pedalate. Al prossimo video e ciao.